vicino ancora oggi a distanza di 40 anni. Bravo. E anche la Terina protagonista. Grazie a tutti voi. Tutti in fila per un gelato al cioccolato da Pupo. Inaugurata nella sua Ponticino, la gelateria che prende il nome dal celebre successo di Enzo Ghinazzi, scritto assieme al paroliere siciliano Cristiano Malgioglio. All'interno della gelateria i cimeli più importanti della sua carriera, nel pavimento i dischi d'oro e poi la chitarra con cui ha scritto Gelato al cioccolato. Le foto con Celentano, Morandi e Fiorello e la Nazionale Cantanti. La gelateria sarà gestita dalle sue figlie e oggi per l'inaugurazione c'era anche la sorella Emanuela. Questa nuova avventura di Pupo prevede di esportare il marchio, che è appunto la copertina originale del disco, aprendo altre gelaterie in tutto il mondo. Pupo pensa poi adesso ai prossimi impegni in Rai e, perché no, anche ad un suo possibile ritorno all'Ariston di Sanremo. Sì, non si sa mai, potrei anche io andare dietro il banco, ma io ho altri impegni. Però sapete, sono molto contento per loro due, anche per Ponticino, anche perché parte un'avventura che potrebbe avere uno sviluppo importante anche a livello internazionale. Sì, ti rivedremo presto sugli schermi Rai. Sì, l'11 luglio sarò in prima serata su Rai 1, Napoli prima e dopo, poi l'ultimo sabato di agosto sarò sempre su Rai 1 per la finale di Castrocaro, condurre, insomma, molte cose. Bocca al lupo. Crepi, grazie. La sua canzone diventa una gelateria, insomma, è una notizia per gli aretini molto gradita, però è anche molto curiosa, insomma, se ci pensiamo bene. Non so come si fa. Ma sono molto contento, doveva pensarci anche un po' prima, Pupo, no? Un brano che penso abbia 30 anni di vita. Comunque, mi fa molto piacere. Prima volta che viene a Ponticino, ad Arezzo comunque? No, ad Arezzo ci sono già stato, a Ponticino è la prima volta, molto bello, mi piace, bella campagna. Bene, allora la ringraziamo di questa presenza. Io ringrazio voi e arrivederci. Come si chiama la tua... Si chiama Arezzo TV. Ah, bene, allora un abbraccio a tutti, come si dice? Aretini. A tutti gli aretini un abbraccio da Cristiano Malgioglio. Sono un po' ubriaco, guarda, ho bevuto molto. Vabbè, non importa. Questo caldo, grazie a voi tutti, ciao. Ragazzi, andate avanti, ragazzi. Vai.